Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati con la nostra serie dei team monoregionali quasi competitivi. Non pretendo che siano proprio il massimo del competitivo. La squadra di oggi è questa qui, ci troviamo in quinta gen, quindi mono unima. Come vedete salta all'occhio Serperior, che con inversione trasforma le diminuzioni di statistiche in aumenti e gli aumenti ovviamente in diminuzioni. Quindi noi andiamo a fare verde bufera, che è una mossa che solitamente ci dropperebbe la statistica di attacco speciale. Noi invece con inversione facciamo un verde bufera e invece che andare a meno 2 di attacco speciale andiamo a più 2. Come se non bastasse, possiamo aiutarci ulteriormente con il danno con false lacrime di Whimsicott, che con burla ovviamente parte in priorità, quindi meno 2 alla difesa speciale dell'avversario e colpiamo duro, o con Serperior o con Hydreigon Specs, adesso vediamo. Oppure ci facciamo false lacrime su Serperior, ci diamo un boost in difesa speciale che non fa mai male. Lì in alto lo sapete, c'è il codice per scaricare il rental se lo volete provare, in descrizione c'è il paste per riprodurlo oppure giocarlo su Showdown. Detto questo, noi ci buttiamo subito in Battle Spot e vediamo la banda di Unima cosa combina quest'oggi. Mentre ragazzi, vi ricordo che sul canale trovate anche ovviamente gli episodi precedenti della serie dei team monoregionali. Abbiamo un bellissimo team, Macro Nube ci mangia tutta la strategia del Serperior che si busta ad ogni colpo. Allora, qui c'è anche quel doppio drago che è veramente noioso, però bisogna che noi partiamo con il nostro drago prepotente. Vi dirò di più, partiamo di Whimsicott ai Dragon. Poi nel back Volcarona Mien Shao? Sì, penso di fare così. Non è la partita per Serperior. C'è Goldengo, c'è Zarena che comunque me lo walla. Vediamo se riusciremo a portarlo alla prossima. Ok, Macro Goldengo. Va bene. Dunque, pensiamo bene. Macro è molto fastidioso. Dobbiamo togliercelo il prima possibile. Però ovviamente anche Goldengo lo è. E facciamo la giocata più stupida del pianeta, volete? Che è Tailwind Dark Pulse. Qui. Proprio la giocata più stupida del pianeta. Tailwind lui, Tailwind io. Io sono Modest 252, dovrei essere più veloce. Lo sono. Vabbè. Ok. Tutto bene. Perfetto. Ok. Mi inquieta. Vi dirò, mi inquieta forse di più il fatto che lui non abbia pensato a una giocata del genere. Io avrei terato Goldengo, oppure levato. No, si sente sicuro probabilmente. Ok. Ora, lui... Io sono Modest, Max Speed. Siamo in Tailwind tutti e due. Lui è Timid. Boh, chi lo sa. Però io comunque sono Specs lockato su Dark Pulse, che a questo momento non fa chissà che cosa. Io dietro ho Volcarona e Mien Shao. E io farei a questo punto Moonblast qui. Facciamo una partita giocata safe. E poi tolgo e metto Mien Shao, ho detto. Non me l'ha preso. Non mi ha preso il comando. Lui comunque è timid. Vabbè, è rimasto a prendersi un... No, timid Life Orb. Lui è rimasto a prendersi un Moonblast che... Insomma... Crit alla grande, ma penso che
probabilmente veniva giù uguale, perché era cippato pure. Ripicca su Whimsicott del danno, è questo qua. E vabbè, entro con Mien Shao adesso, guarda, non c'è mica problema. Garchomp. A questo punto occhio, perché lui può tirare, eh? Cioè non è che possiamo rifare il... come si dice? Il Moonblast così alla leggera. E penso che a questo punto sia safe fare Moonblast di qua. E poi Fake Out qui. Proteggi. Benissimo. Ti arriverà un encore strepitoso al prossimo turno. Ok, lui non viene giù, ma da Eviolite Markrow questo potevo aspettarmelo. Adesso noi facciamo ripeti qua e retromarcia qui dovrebbe assolutamente bastare. Tu non me so bene, amico mio, per niente. Alla fine forse il fatto che Hydreigon ci sia morto non è una così grande tragedia. Diciamo che poteva morire in una maniera un po' più, nel senso, meno straffigura in me, però va bene, insomma. Adesso noi qua facciamo gestione, ok? Adesso lo bruciamo, ci facciamo Moonblast, cose... Ma ci conviene, vabbè, dai, sì, facciamo, giochiamo safe, tranquilli, cioè, proprio tranquillissimi. Lui decide di alleviare le sue sofferenze così. Andiamo avanti. Allora, ho capito che io, nel momento in cui sto registrando, è la fine del mese di settembre, e a fine mese c'è sempre un po' il puttanodromo in giro, no? Però qui, ragazzi, stiamo esagerando, ok? Cioè, no, ve lo volevo dire. Benissimo. Allora, perché giocarsi Lilligant, voglio dire, quando c'hai Vileplume? Beh, voglio dire, molto meglio, no? Cioè, che domande! Non mi ricordo se Lilligant... se anche Vileplume ha After You per fare quello che fa Lilligant con Torkoal, cioè After You. Eruzione. Anche qui Serperior non è che faccia chissà che cosa. C'è Dragonite, c'è Vileplume, c'è Torkoal. Potremmo andare di Volcarona a Hydreigon e poi farei Whimsicott, Mien Shao. Mien Shao forse avrei fatto meglio a metterlo in lead, perché abbiamo Whiteguard. Bisogna vedere se lui tenta di fare la cosina con Torkoal. Vabbè. No, invece parte Dragonite Markrow. Vabbè. Allora, lui potrebbe fare tipo... Boh, qualunque cosa in realtà. Allora, facciamo un Polverabbia. Che così, se Dragonite ci viene voglia di fare Extreme Speed o comunque una mossa fisica, può venire scottato dal nostro corpo di fuoco. E ragazzi, io tiro un bolide lì dove sta Dragonite. Chi entra si prenderà un bolide. Se resta si prende un bolide. Anche se Terry normale. No, volante, vabbè, pazienza. Cioè nel senso, è uguale, ti prendi comunque un bolide. Se non sei multiscale dovresti venire giù, amico mio. Lui peraltro, sì, Terra Blast volante ci fa malaccio, specie se sei CB.
Tramalaccio. Cavolo, è CB, sì. Questo qui è CB tutta la vita. Però, diciamo che siamo fatti un discreto scambio. Adesso, lui c'ha la Tailwind, attenzione, eh. E possiamo entriamo con Mian Shao. Raichu, ok. Ora lui non ha tutto questo gran potere offensivo. Ok. Allora, a questo punto noi facciamo fake out. No, scherzavo. Retromarcia. Qui. Così se lui ci viene voglia spacchiamo anche una sash e mettiamo Whimsicott. Così poi con la retromarcia rimettiamo ai Dragon e abbiamo Whimsicott ai Dragon. A meno che lui non ci abbia fatto fake out su... Ok, come non detto. Ah, c'ha il Brave Bird, attenzione. Ok. Va bene. Quindi niente. Allora, dobbiamo fare una scelta oculata su cosa ci lockiamo adesso. Ora, lui... lui dietro ci avrà... Boh. Ma in realtà se mi locco su Dark Pulse va bene un po' per tutto. Quindi farei Dark Pulse qui. E Whimsicott, attenzione, perché il Brave Bird è vile e rognoso. Quindi proverei a terare... A parte che possiamo ancorare... Ho sbagliato tutto. Vabbè, facciamo... Ancoriamo Raichu qua. Dovevo fare magari Dark Pulse di là. Vabbè. Ho fatto una mossa un po' a metà. Cioè, ho ancorato Raichu e poi probabilmente adesso lo ammazzo, se non è Sash. Quindi... Vabbè. Vediamo se ha fatto Brave Bird su Whimsicott. Ok, abbiamo fatto molto bene a terare. No, non è Sash. Ha preso poco. Potrebbe essere AV. Boh, chi lo sa. Allora, adesso noi... Niente, lui è ancorato lì. E quindi... insomma, sta lì. E ci andiamo doppio qua. Se toglie... Vabbè. Se toglie, l'unico problema... No, non toglie. Avrebbe fatto meglio a togliere perché... così dopo aveva... Fake out... brutto questo crit! Avrebbe avuto un fake out dopo su gente che io non potevo proteggere. Ma vabbè. Boom blast. Ok. Adesso lui in teoria ci finisce la Tailwind... E... Esatto. E Raichu è ancora ancorato lì. Quindi abbiamo Tailwind botta su Zangus. Ma siamo sicuri che Zangus... Cioè, mi merita fare la Tailwind? Cioè, Zangus è più... Quanta velocità c'ha Zangus? Non lo so. Nel dubbio facciamo così, guarda. Lui protegge. Così si attiva la... Come si dice? La Toxic Orb, probabilmente.
Ok. Io, sapete di cosa ho paura? Di un close combat nascosto. Veramente tanta paura di un close combat nascosto. E quindi, senti, farò Tailwind. Proprio perché non voglio cazzi di niente. Perfetto. A posto. Quindi adesso Raichu, vabbè, ci... si toglie la soddisfazione di tirarci su Whimsicott. Ma direi che Hydreigon contro Raichu può tranquillamente concludere il lavoro. Benissimo. Oh, doveva essere il video su Serperior, è diventato un assolo di Hydreigon, ma va bene così. Ragazzi, è incredibile, non ci sono partite per Serperior. Come faccio a portare Serperior qua? Scizor, Typhlosion, Rillaboom, Gudraisui, ho trovato, che me lo regge 4 per. Poi Markro, cioè, è tornato Markro, ragazzi, hanno liberato le gabbie dei corvi. Occhio a Sunny Day Eruption. Come lo fermo Sunny Day Eruption? Con White Guard. Quindi faccio Mien Shao Hydreigon. Poi metterò un Volcarona. Sai cosa ti dico? Io me lo porto Serperior. Ma che cazzo me ne frega? Dai, su. Stiamo giocando. Oh, via. Adesso in tutto il marasma non ho portato la Tailwind. Quindi bisogna che facciamo attenzione. Molta attenzione. Ok, pensavo Typhlosion, onestamente, però, dunque, lui sarà quello classico, parlo di Gudra, sarà quello classico Iron Defense Body Press, forse? Io non ho mosse su Hydreigon che lo colpiscono durissimo. Facciamo un retromarcia. Lui potrebbe aver paura del mio close combat, no? Potrebbe terare. E qui io faccio un Terra Cannon Flash qui. Ah, dovrebbe essere il set quello, body press, cose, quindi... Però, non si sa mai. Ho detto cannon flash perché se metti terra folletto... No, è acqua. Male. Light screen. Peccato. Quindi non muore forse nemmeno. E a questo punto... Oh ragazzi, è diventato acqua, quindi ti dirò, facciamo entrare Serperior. Stai a vedere che la pazzia dell'ultimo momento forse ci svolta. Abbiamo un bel drop su... bel drop su Sableye. Peraltro... Ok, allora, noi iniziamo il nostro giochino anche tauntare Sableye, però sarebbe bello. O tauntare Viscogon, sarebbe molto bello. Sono un po' indeciso. Potrei, effettivamente. E qui io continuerei la nostra operazione di... Dai, continuiamo la nostra operazione di Sableye. Meno lo teniamo lì e meglio è. È vero che gli diamo un free switch, però
che ho un po' paura di quello che può fare quel coso lì, se lo lasciamo agire indisturbato. E più che altro ci togliamo lo spauracchio Sunny Day. Ecco, quello sì. Ok, il taunt ha avuto successo. Ora vediamo con chi entra. Tornupto, ma che nomi c'hai tu? Allora, lui Scarf è sicuro. A questo punto io devo fare Protect e dentro Mien Shao. Sperando che non faccia tipo Eruption Body Press tutto su Hydreigon. In quel caso mi muore Mien Shao, non ho più la White Guard per proteggermi dalla eruzione e quindi siamo un po' fregati. Lui probabilmente è Scarf, quindi... un po' un problema tirarlo giù. Però... ok, lui è andato su Superior. Abbiamo rischiato un sacco. Allora, se è Scarf, perché... o comunque... Specs, Scarf, un item lock. Ok. Da vedere. Allora, qui niente, facciamo verde bufera qui e bodyguard. E che noi abbiamo questo turno qua per fare bodyguard, perché lui se è un po' furbo... No, c'ha mangia erba, no, 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 Serperior è diventato inutile, no, 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 no. Pensavo avesse l'altra abilità, quella che non può essere crittato, però effettivamente in questo meta ha senso che ci abbia mangia erba. Lui comunque va lì. Vabbè. Niente. Allora, taunt non c'ha più effetto lì. A questo punto... niente, facciamo Terra Blast e di nuovo White Guard. Anche Terra Blast devo farlo su Typhlosion. No, che però è spettro, quindi niente. Ah, quello è il danno. Ah, bene. Ok, perfetto. Ottimo. Fantastico. Meraviglioso. Lui non ha capito bene a modo, probabilmente. Cos'è, avanzi? Porca vacca. Allora, come si è messi qua? Potrei entrare con Volcarona sul suo body press, sperando di scottarlo. A questo punto scottarlo mi conviene e facciamo bodyguard ancora. Bisogna che isoliamo Gudra. Allora, il suo ultimo è Scizor. Io ho fatto Volcarona, quindi top, perfetto. Ok, sì, tu boostati pure la difesa quanto ti pare, che io tanto devo tirarti giù con un Pokémon fisico, quindi non c'è mica problema. Ora, dobbiamo togliere Mien Shao, va bene, perché lui c'ha Bullet Punch. Il dubbio è se fare Polverabbia. Quindi prendermi addosso il Bullet Punch ed eventualmente il Body Press, oppure fare Fuoco Fatuo su Viscogon, qui siamo già a posto. Proverei a fare un Polverabbia e dentro Hydreigon. Noi ricordiamoci che dietro a Typhlosion. Bullet Punch, ok. Vitorzo Elmo, bruciati!
Si è bruciato. Schiaccia corpo. Ok. Bruciati. Dordonemmo, bruciati. Nessuno si brucia. Ma gliel'ho dato corpo di fuoco oppure ho fatto finta? No, perché inizia a venirmi un po' il dubbio. Fammi controllare. Sì, ce l'hai corpo di fuoco. Perché non bruci nessuno allora? Vabbè. Niente, noi facciamo polverabbia ancora e c'è il light screen ancora. Sì, ultimo turno. Proviamo bolide. È che non gli facciamo un cazzo, vi dico la verità. Allora facciamo Dark Pulse e magari lo flinciamo, lo teniamo un po' lì, vediamo un po' cosa succede. Noi questo lo reggiamo, esatto. Bruciati. Flincino, niente. Bruciati. E vai, ce l'ha fatta. Dopo 18.000 mosse è riuscito a scottare. Porca vacca, ragazzi. Allora, niente, a questo punto facciamo entrare il mio Shao. Se non altro gli abbiamo annullato il recovery di avanzi. Abbiamo annullato il recovery di avanzi con la scottatura. Allora, noi facciamo fake out qui e dark pulse. È che dopo non avrò più il wide guard, è questo il problema. Allora potrei baitarglielo, nel senso che faccio dentro Serperior e Dark Pulse qua, sperando che basta. Che basti. Ecco. Oh, perfetto, tanto noi non t'abbiamo cagato di striscio. Ah, lui è andato qua, bravo! No, questo crit, no! No! Perché lo hai fatto? Non si fa! Allora, calma. Ora è un grosso problema. Cioè, io se avessi fatto fake out... Mamma mia. Ha fatto una giocata sbagliata e ci è saltato fuori lo stesso. Lui ha Eruption doppia kill. Come posso evitare questa cosa? No, non posso. E dopo non tiro più giù Viscogon. Vabbè. Attenzione, è più lento di Serperior. È più lento anche di Dragon. Sì, attenzione! Attenzione! Perché è più lento di Dragon? Ecco. Body press qui. Che se non ci avesse crittato, probabilmente... No, oddio. Sarà più 800, quindi in realtà forse ci tirava giù uguale. Però, vabbè. Niente, adesso ci abbiamo Mian Shao. E... Lui è rimasto con Gudra e basta. Ok. Noi siamo riusciti a farci un più 2 su Serperior, però lui è messo veramente molto bene. Non ha più gli schermi, però è vero questo. Allora facciamo Terra Blast, che è una mossa fisica o speciale? Speciale. Okay. Terra Blast. E qui andiamo safe, facciamo Fake Out. Lui si protegge. Va bene. Tanto è un turno così, non cambia niente. Prossimo turno ci abbiamo Zuffa, Terrablast. E lui al prossimo turno uno solo me ne può targettare. Quindi poi riavremo di nuovo un o Zuffa o Terrablast. E lui non ha recovery perché è stato bruciato, quindi...
Ma quel Typhlosion così lento... Oh, io Tailwind non ce l'ho. Vabbè, niente. Terra Blast e Zuffa. Anche se lui ha più 4 di difesa, magari lo crittiamo. Che ne so. Il danno non è granché, però con anche la Zuffa... Ok. Lui poi adesso uno solo me ne può fare fuori, quindi... Va per Mien Shao. E quindi... A questo punto, come è giusto che sia, Serperior si prende la scena che merita. Lui ha il recovery di avanzi, però ha il danno di bruciatura, quindi rimane così come è. Anche se fa Protect, tanto al prossimo turno succede esattamente la stessa cosa, quindi con Terra Blast finiamo il lavoro. Siamo riusciti a tirare giù, ragazzi, una fortezza. Non ci speravo, minimamente. Grandi, grandi, bella partita. È il momento di iniziare a pensare alla prossima tappa del nostro viaggio attraverso le regioni, perché tocca andare a Kalos e il team, ragazzi, fa veramente schifo. Fa veramente schifo il prossimo team. C'è di tutto e di più. Quindi io vi aspetto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per le notifiche. Quindi io vi aspetto a Kalos, un prossimo video. Ciao!